Bad news is good news, è retorica dei mercati finanziari. E oggi, nel momento in cui stiamo registrando questo video, abbiamo visto dei pessimi dati dal mercato del lavoro, con una disoccupazione che si affaccia quasi intorno al 4%, dei nuovi occupati nel settore non agricolo molto bassi, e poi una serie di dati macroeconomici anche che sono intervenuti nel corso della settimana non brillantissimi. Il mercato, a fronte di queste notizie negative, vede un possibile taglio dei tassi di interesse, e il mercato si è girato, il mercato azionario, in maniera sorprendente. E il mercato valutario, da un po' di giorni a questa parte, sta facendo delle barre molto molto grosse, dei range giornalieri molto grossi. Allora, Antonio, questo è il movimento che ti aspettavi? Tu sei rialzista di euro-dollaro di lungo termine, è il movimento che ti aspettavi? Oppure si ritorna, perché anche nelle ultime due interviste, da un lato dicevi che non ci sarà nessun taglio dei tassi, però il mercato, e dall'altra parte si rialzista di euro-dollaro, cioè dall'altra parte abbiamo visto che il mercato dell'euro-dollaro reagisce bene quando ci sono prospettive invece di un taglio dei tassi. A Sì, te spiegare questa contraddizione. grazie, grazie. Ma allora, innanzitutto chiariamo sempre una cosa importante. Quando parliamo di un payer, quindi un euro-dollaro, il discorso del taglio dei tassi deve essere visto in entrambi i paesi, quindi nel paese dollaro, America, e nel paese euro, quindi l'Europa. Che cosa è successo in questi giorni? Sostanzialmente si è allontanata molto. Poi magari è cambiato qualcosa oggi, ma si è allontanata molto l'ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Quindi giustamente tu e molti altri potreste dirmi: ok, ma allora se la Fed ha allontanato la probabilità di rialzo, quindi di ribasso, quindi ieri, l'altro ieri si quotava un primo ribasso addirittura a dicembre 2024. Perché proprio l'altra sera, quindi mercoledì, con la conferenza stampa della Federal Reserve, noi non abbiamo assistito a un rafforzamento del dollaro, anzi addirittura il dollaro ha perso terreno sia contro euro che contro yen. Chiaramente, noi non possiamo legarci troppo all'idea di tassi di interesse che salgono o scendono autonomamente dalla quantità di moneta in circolazione. Infatti, qual è stata la sorpresa di mercoledì sera? Non è stata chiaramente scontato il nulla di fatto sul movimento dei tassi ufficiali, non è stata la nuova conferma da parte di Powell che i tassi saranno a questo livello per un periodo abbastanza lungo. La sorpresa è stata quando Powell ci dice: signori, io dal prossimo mese, per dirla in maniera molto sintetica, rinnoverò più titoli che mi andranno a scadere. Sostanzialmente mi sta dicendo il quantitative tapering che io ho messo in piedi da qualche tempo rallenterà. Quindi significa che è vero che i tassi di interesse restano a un certo livello per un periodo più lungo, ma la quantità di moneta non diminuisce rispetto a quello che era un'aspettativa fino a qualche settimana fa e sicuramente fino a mercoledì. Ecco perché poi, ovviamente, se la quantità di un bene aumenta sul mercato, il prezzo di quel bene diminuisce. Ed ecco che chiaramente mercoledì, giovedì abbiamo un ribasso del dollaro in funzione di questa quantità di moneta superiore al previsto che sarà presente sul mercato, e oggi invece, hai detto tu, c'è la sorpresa macroeconomica. Oggi che c'è? C'è un dato sul lavoro, chiamiamolo così, americano, più basso del previsto, e quindi mi aumenta la probabilità di un taglio dei tassi che a questo punto, da dicembre, si potrebbe spostare leggermente prima, e quindi chiaramente ti dà ancora di più un boost all'euro, o meglio, è un altro elemento negativo per il dollaro che, come possiamo vedere, sta perdendo terreno sia contro euro che contro yen. Queste Quando erano. ci sarà questo taglio dei tassi, secondo te? Allora, secondo me, la BCE si è un po', parlo prima della BCE, la BCE si è un po' spinta verso un obbligo, anche istituzionale, forse politico. Probabilmente il 6 di giugno lo farà un taglio di un quarto dei tassi, ripeto, probabilmente, e secondo me è già ampiamente scontato
nei prezzi di mercato, e lo potrebbe fare proprio perché in quei giorni poi abbiamo le elezioni europee, e poi non vuoi un certo impatto politico anche sulla BCE c'è. Ma probabilmente, se dovesse fare questo ribasso la BCE, farà capire subito: signori, non pensate che qui ogni mese io taglierei i tassi, ora dovremo vedere, quindi farà capire che ci sarà più in là. Per quanto riguarda la Fed, è presto ancora per dire che i dati di oggi siano l'inizio di altri dati così, diciamo, negativi rispetto alle aspettative, per anticipare il ribasso dei tassi da parte della Federal Reserve. Io non ci vedo nulla di male ad avere i tassi a questo livello. Secondo me c'è molta più probabilità di non vedere tagli nemmeno nel 2024, ma c'è sempre la variabile della quantità di moneta che mi regge questa cosa. Chiudo la domanda con una riflessione molto importante. Se noi guardiamo quello che è successo negli ultimi mesi e notiamo un euro dollaro che non è sceso rispetto a, diciamo, una forte aspettativa di tassi mantenuti più alti da parte della Federal Reserve rispetto all'Europa, questa cosa deve essere vista insieme al fatto che la quantità di moneta in circolazione sull'euro è diminuita con una velocità maggiore rispetto a quella sul dollaro. Quindi sostanzialmente, se la moneta euro è diminuita più della moneta dollaro, quell'effetto ha retto anche il cambio. Ecco perché io continuo a dire che è molto più probabile vedere un euro più debole piuttosto che un euro più forte. Poi di mezzo ci sono le elezioni. Quindi l'euro dollaro dove te lo aspetti? Ma dicevo, ora ci sarà subito dopo, diciamo, giugno, si inizierà a scommettere sui risultati delle elezioni americane, e lì c'è uno spartiacque spaventoso, perché lì abbiamo i democratici che sicuramente vogliono un livello della moneta a questi prezzi e vogliono assolutamente arrivare alle elezioni con un'inflazione che non dia segni di vita, perché sarebbe disastroso per loro. Dall'altra parte c'è Trump, che vuole un euro, un dollaro debole, e quindi se i mercati iniziano a scontare una vittoria di Trump, secondo me l'euro dollaro va violentemente anche verso 1,15, cioè gli spazi sono enormi se dovesse crearsi questa aspettativa di vittoria dei repubblicani piuttosto che della conferma dei democratici. Ecco, però Antonio, se vediamo la big picture del mercato, come si dice in gergo tecnico, siamo in un pantano, un laterale, no? È un laterale che dura praticamente dall'inizio del 2023, siamo sugli stessi livelli del 2023. Ma infatti non c'è forte volatilità, perché poi se uno va a guardare il giorno giorno, la settimana, magari guardando un grafico uno dice: ah, sta scendendo, sta salendo. Tutto sommato non è successo granché, ecco perché io la vedo come una fase, poi tecnicamente viene definita una fase di accumulazione, chiamala come vuoi, insomma una fase in cui i mercati stanno ragionando. E secondo me è quasi impossibile vedere una svolta verso il basso che mi porti magari l'euro sotto la parità, per motivi legati a tante variabili monetarie. Secondo me, se c'è una strada che può percorrere l'euro dollaro, o meglio una strada che può percorrere il dollaro, è verso la debolezza, una debolezza che secondo me se la porterà nei prossimi anni. Chiaramente è un grosso punto di... C'è la mia classica domanda: rialzista di euro dollaro, il target ce l'hai dato a 1,15, che cos'è che ti farebbe cambiare idea? Ma allora, mi farebbe cambiare idea una scelta della BCE più aggressiva, cioè un taglio effettivo dei tassi il 6 di giugno, con una dichiarazione che preoccupa un po' il mercato, che fa capire che devono necessariamente tagliare i tassi, perché altrimenti si avrebbe una, diciamo, una crisi economica troppo forte. È ovvio che a quel punto dovremmo vedere anche una forte discesa dei mercati azionari, perché se la BCE taglia, ripeto, io sono un po' perplesso, ma se taglia perché è quasi certa di aver sconfitto l'inflazione e che l'economia è in difficoltà, se poi fa capire che ci saranno altri tagli, sta facendo capire indirettamente che l'economia avrà difficoltà, e quindi automaticamente potremo aspettarci un euro che mi va di nuovo sotto la parità. Quello che potrebbe, insomma, farmi cambiare idea.
Senti, oltre l'euro-dollaro c'è qualcosa che si muove in tendenza? Perché qua per fare soldi sul mercato valutario, amico mio, non è facile, eh? Non è Ma facile. allora, diciamo che il mercato valutario è sicuramente quello più affascinante perché ha le sue regole e ex post diventa molto molto semplice dare delle spiegazioni. Io credo che oggi come oggi lo Il problema è strumento... l'ex post. Eh? Il problema è Come? quell'ex post. Eh beh, ovvio. No, ma sinceramente io credo che degli spazi enormi di possibilità di guadagno vengono dati attualmente dalla quotazione del dollaro yen, perché il dollaro yen è a livelli Altro terreno spaventosi. scivoloso, bella roba. No, ma guarda che se dovesse stornare il mercato azionario, qui ci sono 20-30 figure, qui ci sono 20-30 figure sicuro, quindi stiamo parlando di cifre mostruose, perché tornando sempre al discorso, guarda, ti faccio fare una riflessione, quando hai tempo e quando chi ci sta ascoltando ha tempo, andate a vedere. Anche grazie a TradingView si trova facilmente la massa monetaria americana e quella giapponese. Tu scopri che il Giappone è l'unico che in questi mesi, in questi anni, sta aumentando ancora la massa monetaria. Quindi, aumentando la massa monetaria, la moneta giapponese è a buon prezzo. Ma a un certo punto, quando terminerà questa stampa di moneta, e quando? Perché la stampa di moneta c'è perché c'è domanda di yen, perché lo yen è a buon mercato. Quando terminerà questa positività sui mercati azionari, il carry trade viene smontato e ti faccio vedere che ci saranno 20-30 figure di ribasso dello yen. È lì che si fanno tanti soldi, ovviamente accettando il rischio. No, ma quindi il dollaro yen dovrebbe salire o scendere? Scendere 20-30 figure giù. Giù. Perché la gente dovrebbe cominciare a comprare, ricomprare yen e vendere dollari. Perché è ovvio, no perché lo fai per questo motivo, lo fai perché chiudi operazioni pregresse, cioè la domanda è che cosa ha generato questo forte rialzo del dollaro yen? Cioè tu devi partire da questo, no? Perché il dollaro yen è salito molto? E allora capisci che la spiegazione che giustifica questo grosso rialzo è data dal fatto che lo yen è a buon mercato, che lo yen ha una quantità di moneta superiore agli altri paesi, quindi quando tu sei una grossa banca internazionale e la BCE o la Fed ti distrugge moneta, tu hai bisogno di moneta. Come fai a recuperare il gap che ti viene distrutto da una banca centrale? Ti vai a far prestare moneta al tasso più basso che c'è, quindi lo yen, ti fai prestare lo yen e ti compri la moneta che la banca centrale ti sta togliendo, quindi il dollaro. Ecco che il dollaro yen sale perché si vende yen, si compra dollaro e sale, ma con questi dollari tu compri i mercati azionari soprattutto. Ecco perché quando i mercati azionari inizieranno a stornare, velocemente tu incasserai i dollari anche guadagnando, perché magari hai comprato lo Standard & Poor's a 4.000, guadagni un sacco di soldi, quindi ti ritornano in dollaro in portafoglio, ma devi restituire il debito che hai in yen. Quindi che cosa fai per restituire il debito in yen? Compri yen, vendi dollari, compri yen e restituisci. Moltiplica questa cosa per centinaia di intermediari e operazioni e vedrai Però come. intanto il dollaro yen ci ha pensato la banca centrale a farlo scendere. No, quello è stato un tentativo, come sono stati altri tentativi fatti dalla Bank of Japan nell'ultimo anno. Non ce la fai mai. Il ribasso c'è stato nel momento in cui si è avuto una certezza, diciamo, legata alla diminuzione del quantitative tapering da parte della Federal Reserve, e quello è uno dei motivi principali. Infatti, non per niente la Bank of Japan è intervenuta 5 giorni fa, lunedì, mi ha fatto quella candela, quella volatilità molto alta, e invece poi il grosso l'ha fatto mercoledì sera, quando è stato chiaro la diminuzione del tapering da parte della Fed. Infatti, lo yen ha guadagnato mercoledì, ieri e oggi. Ora vediamo la prossima settimana, chiaramente sempre in funzione dei dati macroeconomici. Grazie Antonio, grazie per essere stato con noi. Grazie, buonasera.